Buongiorno Driver, partirei intanto scusandomi con chiunque si sia sentito preso in causa per lo scorso video. Non sapevamo che Raido Come Mangi fosse un marchio registrato, con loro non c'entriamo niente, siamo sicuri che loro il loro lavoro lo sanno fare molto bene e per questo abbiamo deciso di cambiare il nome alla rubrica, si chiamerà Pedalare Facile. Il concetto è lo stesso, quindi spiegare in maniera semplice, prendendoci alcune licenze e omettendo alcune cose, per spiegare a chi di bici non sa niente alcune differenze. Io sono completamente d'accordo con voi che ci sono degli errori nello scorso video, ma sono motivati e servono per spiegare, ripeto, in maniera facile le cose. Ovviamente, se noi scendessimo nel tecnico, ci vorrebbero più video molto più lunghi e sicuramente non interesserebbero a tutti. Detto ciò, oggi vorrei parlarvi di modelli di mountain bike, partendo dal cross country, passando al nuovo down country, che è una cosa che è uscita nell'ultimo anno, anno e mezzo, poco di più, arrivando all'all mountain, passando per l'enduro e per finire con il downhill. Io oggi ho qui una bici da enduro e una bici da cross country o da XC e parleremo dopo la sigla di quello che sono le differenze. Partiamo dal cross country, una bicicletta che solitamente ha tra i 100 e i 120 mm di escursione di forcella. Solitamente è rigida, quindi non ha un ammortizzatore posteriore, è un carro mobile. Punta soprattutto al peso ed è utilizzata o era utilizzata per la mountain bike. È stata la prima mountain bike che è uscita realmente, la famosa Rampichino, che in origine era con la forcella rigida e poi è stata spostata, è stata trasformata e è stata montata una forcella ammortizzata solo davanti. Il trend è quello di creare delle vie ammortizzate molto simili a queste, infatti si sta iniziando a parlare di down country. Cosa sono? Sono biciclette cross country, quindi con questa forma di telaio, con un ammortizzatore posteriore, con la forcella ammortizzata e solitamente con il telescopico. La cross country base non ha il telescopico, è rigida, in questo caso è una Moyag di Whistler in carbonio e viene utilizzata per chi fa mountain bike inteso come il giro lungo, gare di durata, eccetera, eccetera. Quindi non prevede salti solitamente, anche se ultimamente ne stanno facendo molti, chiaro si parla più di down country che di cross country, non prevede, come diciamo, salti, ma salite impegnative, molto tecniche, e gare di durata, quello che è stato il mondiale in Val di Sole ne era il più chiaro esempio. Dopo il cross country e il down country si passa all'all mountain, una bicicletta che qui io non ho al momento, e solitamente si ha un'escursione delle forcelle che va tra i 140 e i 150, anzi 130-150, e è una bicicletta che nasce per sopperire agli svantaggi del telaio rigido, quindi prima che si iniziasse a parlare di down country. È una bicicletta molto maneggevole in salita e che inizia a essere piacevole anche in discesa, è il famoso all mountain di cui si parla. Il 90% delle biciclette elettriche, anche qui va fatta una distinzione perché le biciclette elettriche solitamente hanno più escursione per una questione di peso. Comunque l'80% delle biciclette elettriche ha una geometria all mountain e quindi ha un utilizzo 360 gradi. Non sono bici con aperture di sterzo particolari, anzi si tende ad avere geometrie molto simili al cross country, con la grossa differenza che si ha un ammortizzatore posteriore che lavora molto. Dopo l'all mountain abbiamo l'enduro, che è questo tipo di bicicletta qui, solitamente più spinta verso la discesa, però sempre molto pedalabile. Un'escursione che va dai 150 ai 170, qualcuno inizia a montare anche il 180 sulle enduro, formula adesso ha fatto una doppia piastra, forcella a doppia piastra, quindi una piastra sotto, una piastra sopra, anche per l'enduro,
però di base si parte dai 150 mm di escursione e si arriva ai 180 indicativamente, chi vuole esagerare. È una bicicletta che strizza un po' più l'occhio verso la discesa rispetto all'all mountain, ha un'apertura di sterzo un pelo più ampia, quindi un angolo di sterzo minore, perché l'angolo di apertura della forcella si guarda dietro la ruota, non davanti. Abbiamo in questo caso una Comanche di Whistler. L'obiettivo è quello di avere una bici sì pedalabile, perché nella gara di enduro si pedala in salita, si pedala in discesa, però ovviamente una bicicletta che riesca a comportarsi bene in entrambi i casi. Come nell'all mountain, nell'enduro abbiamo il telescopico di serie nel 90% dei montaggi. L'ultima, ma non meno importante, è la bici da downhill. Quella per cui qualcuno mi ha criticato nello scorso video dicendo che esistono le bici da downhill con ammortizzatore orizzontale. Verissimo, Santa Cruz ne è un esempio, loro fanno un obliquo più che un orizzontale. E solitamente hanno aperture di sterzo molto ampie, hanno ammortizzatori verticali e Santa Cruz fa l'orizzontale perché è arrivato ad ottenere un carro rigido particolare e che gli permette di avere un ammortizzatore che funziona molto, in maniera molto progressiva in quella posizione lì, sposta in basso i pesi, quindi rende la bicicletta molto più maneggevole. E la bicicletta da downhill è molto meno pedalabile rispetto a un enduro, ancor meno rispetto a un all mountain, meno ancora rispetto a un XC, quindi una cross country. Nasce per scendere e basta, per saltare, quindi ha escursioni molto ampie. Si va dai 170, 180 ai 210 ultimamente. Esistono biciclette solitamente con forcella a doppia piastra, stile moto, freni a disco, si tende sempre di più ad esagerare, ora si monta principalmente 203, adesso si inizia a parlare anche di 220, stile proprio moto. E sì, come dicevo, sono biciclette che nascono per scendere, non per pedalare, perché solitamente sono molto dure da pedalare e scomode. E ultimamente dotate di telescopico, agli inizi non lo avevano perché si tendeva a tenere la sella bassa, non ci si sedeva mai, si pedalava molto poco, mentre ultimamente per aggiungere un tocco estetico piacevole eccetera e di comodità è stato inserito il telescopico in molte. I marchi più famosi sono nel mondo del downhill, Transition, Santa Cruz, Specialized, ha una grossissima squadra corse, Canyon, tutti marchi che questi che stanno facendo la storia del mondo della discesa, stanno cambiando le geometrie delle biciclette. Quindi, ripeto, il video della scorsa volta era un modo per rendere facile e comprensibile a tutti, almeno inizialmente. Poi, nel momento in cui uno ha la curiosità, inizia ad andare a leggere, inizia a vedere quali sono le cose che io ho messo e gli errori che io ho fatto. Però ripeto, nel momento in cui uno si avvicina, è giusto spiegargli le robe in maniera semplice, anche se hanno qualche, chiamiamo, licenza che noi ci prendiamo per poter spiegare in maniera facile. Detto ciò, io vi saluto, spero di rivedervi presto in bicicletta e rivedermi presto in bicicletta e probabilmente con il prossimo video saremo in bici e grazie per aver seguito il video fino in fondo, iscriviti al canale, lascia un mi piace e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!